Oggi a Vittoria i funerali, lutto cittadino per l'insano gesto dell'imprenditore agricolo Giovanni Viola, dolore e commozione di un'intera comunità oppressa da una crisi agricola senza fine. Siamo di fronte ad una mattanza, lo affermo da Confcommercio Ragusa, all'indomani dell'insano gesto dell'imprenditore vittoriese. Adesso, dice Confcommercio, le istituzioni devono fare la propria parte. Lavoro straordinario ieri per i vigili del fuoco del comando provinciale, impegnati in diversi interventi tra capoluoghi Iblea, Vittoria e Comiso, e quattro anziani finiscono anche in ospedale. Gara di nuoto rinviata alla piscina del Sole a Comiso, dal soffitto cadono ristelli di legno, allora i tecnici bloccano tutto e da oggi lavori di manutenzione dell'impianto sportivo. L'onorevole Giorgio Assenza interviene sulle prossime amministrative a Ragusa. Per la questione sindaco, dice Assenza, è arrivata l'ora di decidere procedendo necessariamente con le primarie. Un imprenditore agricolo di Vittoria, Giovanni Viola, 30 anni, si è tolto la vita dentro un deposito di mezzi agricoli nelle campagne di Scoglitti. Da tempo, secondo quanto raccontato dai familiari, era preoccupato per i debiti che aveva contratto per portare avanti l'impresa. E oggi a Vittoria, lutto cittadino e mercato ortofrutticolo chiuso. È una tragedia che colpisce tutti, ha dichiarato il sindaco di Vittoria Moscato, per una comunità vessata dalla crisi agricola e che vede le speranze nel futuro affievolirsi. Una giovane vita è stata stroncata e in accordo con la famiglia Viola, commenta ancora Moscato, abbiamo deciso insieme di proclamare per la giornata di oggi il lutto cittadino. La comunità non può che stringersi dunque dinanzi a una tragedia del lavoro così grande e drammatica. Questi sono i giorni, e conclude Moscato, del dolore e del silenzio per il rispetto ad un dramma così grande. Tra i commenti e reazioni anche quelle di altre agricolture e movimento riscatto. Da troppo tempo, dicono due associazioni, abbiamo denunciato la crisi da indebitamento delle aziende dell'area in cui si produce agricoltura mediterranea, senza che ha avuto la responsabilità di governo in questi ultimi dicembre l'abbia riconosciuto, e per troppo tempo abbiamo spiegato che la crisi da indebitamento non è dovuta all'incapacità degli agricoltori di fare impresa, ma ad un modello imposto che ha trasformato l'Italia in una piattaforma commerciale di grande speculazione in cui il lavoro agricolo non è più riconosciuto. Commenta la tragedia anche Articolo 1 di Vittoria, Movimento Democratico e Progresso. Parla un giovane agricoltore, ha deciso di sacrificare la sua vita, quale gesto estremo, per gridare a tutti noi che questa società è iniqua, che il mondo agricolo attraversa una crisi strutturale ampia e profonda, e che c'è questo anche un ulteriore campanello d'allarme. E quindi stendiamoci al dolore della giovane moglie, rimarca ancora Articolo 1, e dei familiari, chiedendo alla cittadinanza tutto di fare un atto concreto di fattiva solidarietà. Si sono svolti stamane a Vittoria presso la chiesa Santissimo Rosario i funerali di Giovanni Viola, l'imprenditore di 30 anni che si è tolto la vita a causa delle sue preoccupazioni che gli impedivano di portare avanti l'azienda. Oltre ai familiari chiusi nel dolore, anche centinaia di amici e conoscenti, soprattutto gente dal mondo agricolo, oltre a diversi operatori del mercato ortofrutticolo, che non hanno voluto mancare a porgere l'estremo saluto allo sventurato imprenditore. Una chiesa che naturalmente non è riuscita a contenere tutti, mentre fuori si era creata una piccola folla che attese in un clima surreale l'uscita del feretro. Un'omelia funebre molto sentita e anche commovente, quella del sacerdote celebrante, che ha posto l'accento sulla vacuità della vita di oggi, fondata solo sul profitto e non sui valori di cui ognuno dovrebbe essere permeato. Tanta gente quindi, tanti semplici cittadini, che con la loro commossa partecipazione sono stati vicini ad una famiglia così tragicamente colpita. Ci lascia sgomenti e preoccupati venire a conoscenza che alla radice di questi drammatici gesti ci siano case economiche e storie di fallimenti aziendali. A dirlo il presidente provinciale di Confcommercio Ragusa Gianluca Manente a proposito del drammatico episodio verificatosi in queste ore nella città di Vittoria. Per questo, sottolinea Manente, non possiamo più rimanere indifferenti. È arrivato infatti il momento che le forze economiche del territorio facciano sentire insieme la loro voce per sensibilizzare istituzioni e opinione pubblica sulla gravità del momento che stanno vivendo, e non possono
possono essere più rinviate risposte concrete alle problematiche delle imprese, soprattutto agricole, garantendo loro politiche di sviluppo e sostegno di cui hanno disperatamente bisogno. Ci vuole dunque, dice ancora Manente, un momento di concreta assunzione di responsabilità da parte della politica e proposte concrete per creare un argine contro la mattanza di imprese e posti di lavoro. E il suicidio del giovane imprenditore è una tragedia drammatica. Interviene sul tema anche la CNA di Vittoria, che parla di bancarotta etica e politica di un intero territorio. La morte dell'imprenditore vittoriese, dicono della CNA, nella sua immensa tragicità, svela definitivamente come il corpo dell'economia reale, cioè quella delle piccole imprese, sia pieno di metastasi. Di contro c'è un capitalismo di rendita che in tutto questo tempo si è arricchito e non ha investito nulla, un capitalismo di rapina che ha depredato senza pagare dazio. Tutto questo è stato permesso e qui non sta solo fallendo un modello economico, ma siamo davanti alla bancarotta etica e politica di un intero territorio, per cui servono misure urgenti. Non è certo mancato ieri domenica il lavoro per i vigili del fuoco del comando provinciale, intervenuti in alcuni centri della provincia, a cominciare da Ragusa, dove due squadre operative con autobotte sono intervenute lungo la provinciale Ragusa-Chiaramonte per un incendio in prossimità del campo boario. Poco dopo la stessa squadra è intervenuta in via Mentana, dove è stato segnalato un incendio di coperta elettrica, preoccupati due anziani coniugi, che sono stati comunque accompagnati per accertamenti in ospedale, ciò a causa del surriscaldamento. La camera da letto era da ritenere allo stato inutilizzabile. Poi, nella serata, personale del distaccamento di Vittoria ha operato fra Vittoria e Comiso per alberi e pali di cartelli pubblicitari diverti dal vento, presumibilmente per una forte volata che ha interessato alcune zone dei due centri. Subito dopo, la torre di controllo dell'aeroporto di Comiso ha allertato il personale sempre dei vigili per dare assistenza ad un velivolo in fase di atterraggio che segnalava un surriscaldamento del carrello. E ancora, nella notte, alla sala operativa del comando, segnalato un forte boato proveniva da un edificio a Ragusa in via Archimede. Prontamente inviate due squadre operative che rilevavano che presumibilmente era stata un'esplosione all'interno dell'appartamento abitato da due coniugi, e i vigili hanno rapidamente provveduto ad estrarre due malcapitati per consegnarla alle cure del personale 118 che le ha trasferiti in ospedale. L'area è stata messa in sicurezza e l'immobile posto sotto sequestro. Oltre 400 ricci di mare sono stati sequestrati l'altra mattina dagli uomini dell'ufficio locale marittimo di Scoglitti durante l'effettuazione di un servizio mirato alla prevenzione e repressione della pesca di frodo. È stato così sanzionato un pescatore subacqueo intento nella pesca dei ricci di mare nei fondali dell'acqua di Camarina, nell'ambito del territorio vittoriese. I militari hanno sequestrato i ricci, oltre 400, come detto, quantitativo di gran lunga superiore a quanto consentito dalle vigenti normative, che prevedono un prelievo massimo di 50 esemplari per ogni pescatore sportivo. I ricci sequestrati, essendo ancora in stato vitale, sono stati pertanto rigettati in mare, mentre il pescatore sportivo è stato sanzionato con un verbale di 4.000 euro. Le operazioni in questione, spiegano dalla Guardia Costiera, sono il frutto della giornaliera attività di controllo sulla filiera della pesca, svolta giornalmente dai militari della Capitaneria di Porto di Pozzallo e dall'ufficio locale marittimo di Scoglitti. Si tratta di un'attività che rientra nella più generale azione di vigilanza effettuata dal corpo lungo la costa Iblea. Paura alla piscina di Comiso per la caduta degli stelli dal soffitto della struttura. Paura soprattutto nella tribuna e fra gli atleti che effettuano il riscaldamento in vista di una gara e quelli che si trovavano a bordo vasca con tecnici e dirigenti. Immediato il sopralluogo dei tecnici all'amministrazione comunale alto che dirige il fuoco, che hanno accertato l'assenza di pericolo. In ogni caso, la notizia non appena arrivata ai responsabili ha fatto scattare l'immediata chiusura dell'impianto. È accaduto ieri mattina alla piscina del sole gestita dalla cooperativa Lavoro in Corso. La stessa cooperativa ha spiegato come sono andati fatti, cioè che la piscina avrebbe dovuto ospitare delle gare di nuoto. Era in programma la prova provinciale a motoneale ACC per bambini dagli 8 ai 14 anni e c'erano anche 50 bambini. Durante il sopralluogo tecnico si è riscontrato che dal tetto si erano staccati dei pezzetti di legno. I gestori hanno quindi deciso di sospendere precauzionalmente la gara. È stato di conseguenza chiesto l'intervento dei tecnici del comune e dei vigili del fuoco. Non sono state comunque riscontrate situazioni di pericolo immediate, spiegano i dirigenti della cooperativa, ma nonostante ciò la società ha deciso di fermare le attività anche in coincidenza con l'avvio dei lavori di manutenzione straordinaria previsti in questi giorni. A Vittoria i servizi igienici della villa comunale sono chiusi a doppia mandata da oltre un mese e alla fine chi è proprio alle strette è costretto ad appartarsi nella vallata sottostante.
lo denunciano i cittadini che vengono a trascorrere un po' di tempo libero all'interno della struttura, ma anche i cosiddetti sportivi della domenica, che fanno appunto attività sportiva muovendosi intorno al polmone verde cittadino. Da settimane i bagni sono quindi inutilizzabili, c'è il disagio di coloro che amano trascorrere qualche ora con gli amici, soprattutto anziani, senza poter allo stesso tempo poter soddisfare i propri bisogni. Una situazione molto antipatica per una struttura che indubbiamente negli ultimi tempi sembra abbandonata al suo destino. Sterpagli e rami lasciati un po' ovunque, piastrelle divelte, l'unica fontanella esistente asciutta da tempo immemorabile, un senso di incuria generale che non fa fare certo bella figura a chi dovrebbe invece avere a cuore quella che unanimemente viene riconosciuta come una delle ville cittadine più belle e apprezzate della Sicilia. Di questo passo di apprezzamento ne resteranno ben poco. La città di Ragusa merita un maggior senso di responsabilità da parte di tutti, con i cittadini che vivono, con sempre maggiore apprensione, approssimarsi alla scadenza elettorale in un quadro politico che definire confuso appare un eufemismo. Ho anche da mesi cercato di sollecitare i movimenti civici e partiti del centrodestra a intraprendere un percorso condiviso. E quanto afferma l'onorevole Giorgio Assenza, che a questo punto crede sia necessario procedere senza ritardo alle primarie, fissando la data del 22 aprile e adottando con qualche piccolo aggiustamento il regolamento predisposto in vista delle ultime regionali. Non accettare tale metodo, continua Assenza, o qualunque altro in grado di condurre ad unità le varie posizioni e continuare a presentarsi divisi, costituirebbe, oltre che un suicidio politico, un insopportabile atto di arroganza che i ragusani difficilmente premierebbero. Poi Assenza sottolinea come diventerà bellissima ad oggi, non ha espresso alcuna posizione ufficiale a favore di uno o dell'altro candidato e, in assenza di organi provinciali legittimamente costituiti, gli unici deputati a esprimere la posizione ufficiale del movimento sono il presidente Musumeci e il coordinatore regionale, senatore Stancanelli. Speriamo, conclude Assenza, che alla fine il buon senso prevalga. Sarà riaperta dopodomani, mercoledì 11 aprile, la palestra Vittoria dell'Istituto Scolastico Pappalardo, oggetto di un intervento di sostituzione del controsoffitto. Alla cerimonia, che aveva inizio intorno alle 10, saranno presenti il sindaco Giovanni Moscato, la giunta comunale, la dirigente scolastica, docenti e alunni. Siamo contenti, hanno dichiarato in cuore il primo cittadino e l'assessore ai servizi tecnici Alfredo Vinciguerra, di poter riconsegnare la palestra ai ragazzi della Pappalardo. I lavori, che sono consistiti in pratica nella sostituzione del soffitto con uno di tipo ignifugo, idoneo cioè a garantire la sicurezza degli utenti, non hanno pesato sul bilancio comunale in quanto sono stati finanziati con i fondi provenienti dallo scomputo del fotovoltaico. Un'altra struttura scolastica recuperata, concludono i due, restituita agli studenti, quindi un altro obiettivo programmatico raggiunto da questa amministrazione comunale. La tradizionale acclamazione di giubilo, riecheggiata più volte di sera all'interno del Duomo di Ragusa, ha fornito una dimensione compiuta ad un rito di valenza storica, ossia la scinnuta, con i solenni festeggiamenti in onore di San Giorgio Martire, che hanno quindi preso il via con uno speciale momento religioso la cui tradizione si perde nella notte dei tempi, caratterizzata da grande devozione ed un entusiasmo incontenibile. A centinaia quindi fedeli che hanno assistito con trepidazione alla cerimonia della traslazione del simulacro del Santo Cavaliere dalla nicchia in cui viene ospitato fino all'abside del Duomo. Effettuata la scenuta, poi i componenti del comitato che cura i festeggiamenti hanno proceduto a sistemare il lancio d'argento che colpisce il drago e le staffe del santo. Qualche minuto prima, stessa procedura effettuata per la traslazione dell'arca santa, anche in questo caso utilizzando un sistema di argani molto ingegnoso ed efficiente, così come accade un centinaio di anni circa a questa parte. La chiesa madre era gremita di devoti che, dopo la santa messa, si sono stretti attorno al glorioso patrono, dimostrando un immutato affetto e destinata a rinnovarsi da qui sino ai giorni in cui si darà la festa esterna, quella prevista per fine maggio. Per Città di Messina è stato ieri il giorno del trionfo. Nella sfida del Marullo contro il Camaro, i padroni di casa, avanti con Rossano, sono stati poi raggiunti al solito Cardia ed è stato festa. Imbattuta nel derby, la squadra di Furnari ha conquistato quindi la matematica promozione in Serie D con 3 giornate di anticipo. Il sogno è diventato quindi realtà con i giallorossi che hanno conquistato la matematica promozione della Serie Superiore. La squadra del presidente Lore, del tecnico Furnari, ha quindi tagliato un traguardo inatteso in estate, ma estremamente meritato, come confermano in modo eloquente numero di un'esaltante stagione. 70 punti in 28 partite disputate, frutto di 22 vittorie, 4 pareggi e 2 sole sconfitte e una difesa quasi impenetrabile, appena 9 gol subiti. A fare da cornice all'ultimo atto dell'impresa, un Marullo di Bisconte gremiti in ogni ordine di posto, che attende ora soltanto l'inizio dei lavori che dovrebbero cominciare a fine mese per realizzare il manto in erba sintetica.
Per quanto riguarda le altre partite di spicco, il Biancavilla ha travolto con ben 5 reti lauri, una sfida senza storia, con doppiette per Lucarelli e Caruso, mentre il Sandacata ha segnato 4 gol in 28 minuti senza dare scampo al Paternò. Messinesi che ipotecano quindi il secondo posto e restano in corsa con un posto nei playoff. Eventisicilia.tv, il quotidiano online ipparino che ti informa con notizie in tempo reale e video sui principali fatti della provincia di Ragusa. Eventisicilia.tv, l'informazione più veloce e sempre aggiornata. Oggi a Vittorio funerale lutto cittadino per l'insano gesto dell'imprenditore agricolo Giovanni Viola. Dolore e commozione di un'intera comunità oppressa da una crisi agricola senza fine. Tragedia che colpisce l'intera comunità, dichiarato il sindaco Muscato, vessata dalla crisi agricola e che vede in queste ore le speranze del futuro sempre più affievolirsi. E sono quindi i giorni del dolore e del composto silenzio. Siamo di fronte ad una mattanza, lo affermo da Confcommercio Ragusa, all'indomani dell'insano gesto dell'imprenditore vittoriese. Adesso, dice Confcommercio, le istituzioni devono fare la propria parte. Per la Confcommercio è arrivato il momento che forze economiche del territorio facciano sentire insieme la loro voce per sensibilizzare istituzioni e opinione pubblica sulla gravità del momento che stiamo vivendo. Lavoro straordinario ieri per i vigili del fuoco del comando provinciale, impegnati in diversi interventi tra capoluogo Ibleo Vittorio e Comiso, e 4 anziani finiscono anche in ospedale. Vigili del fuoco sono intervenuti per un incendio in prossimità del campo Boari, in via Archimede per un forte boato, e all'aeroporto di Comiso per il surriscaldamento del carrello in fase di atterraggio di un aereo. Gara di nuoto rinviata alla piscina del Sole a Comiso, dal soffitto cadono gli stelli di legno, allora i tecnici bloccano tutto e da oggi i lavori di manutenzione dell'impianto sportivo. Ieri era in programma la prova provinciale a CSI per bambini dagli 8 ai 14 anni, tutto erano una cinquantina. L'assopologo è stato però riscontrato che dal soffitto si erano staccati dei pezzetti di legno e quindi la decisione del rinvio della gara. L'onorevole Giorgio Assenza interviene sulle prossime amministrative a Ragusa. Per la questione sindaco, dice Assenza, è arrivata l'ora di decidere procedendo necessariamente con le primarie. La data potrebbe essere quella del 22 aprile, adottando con qualche aggiustamento il regolamento predisposto in vista delle ultime elezioni regionali. Non accettare tale metodo, dice Assenza, sarebbe invece un vero e proprio suicidio politico.